Salve da Terra Murgiana. Ho seguito in questi giorni sia Ballarò che Porta a Porta. Specifico, Porta a Porta non è che lo vedo molto, perché il conduttore, non so come si chiama lui, non mi piace molto. Soprattutto non mi piacciono i conduttori che sono già legati a due mani, anzi a tre mani, vabbè, a quattro mani, a un politico. E tutti sanno che Bruno Vespa non mi è molto semplice. Vabbè, detto questo, può darsi che lui, io non sono simpatico a lui. Comunque, non ci conosciamo, vedo di un esprimere. Però, devo dire, ho seguito, dicevo, e Ballarò, e Porta a Porta, e ho visto i due conduttori. Naturalmente, hanno invitato, come era anche logico, Renata Polverini, la Presidente della Regione Lazio, e mentre a Ballarò la Polverini è riuscita a sopraffare tutti, compreso il conduttore Floris, Giovanni Floris, mentre in Porta a Porta Vespa è riuscita a contenerla e quindi diciamo che l'ha messo un po' in crisi. Non dimentichiamo che Renata Polverini è figlia di una sindacalista, quindi da bambina ha sentito parlare di problemi sindacali e via discorrendo, quindi ne sa, è abbastanza edotta in questo campo. È chiaro che la Polverini si aspettava, se non addirittura forse ha chiesto lei di andare a fare queste trasmissioni, e la sua capacità è venuta fuori dal fatto che lei si è discolpata di tutto. Lei non sapeva di tutti gli aumenti che si erano concessi i suoi consiglieri, non sapeva le varie cene che tutti i suoi consiglieri, chi più chi meno, andavano facendo, non sapeva niente. Stava, era lì la Presidente, ma presiedeva i pranzi di casa sua. Degli altri pranzi lei non ne sapeva niente. Ora, naturalmente, questo tipo di difesa sono anche un po' stupide, perché chi vuoi che creda che veramente lei fosse all'oscuro, eccetera. Ma può darsi pure che c'è qualche credulone, che creda tu. Comunque, per fortuna, ha avuto almeno la non intelligenza, la furberia di darle dimissioni. Io nella mia scorsa chiacchierata ho detto che non è che credevo tanto in queste dimissioni, cioè, e fin quando lei non sottoscriverà le dimissioni, non credo che le dà. Comunque le darà, ormai si è esposta, le dovrebbe dare. Ma se mentre io sto parlando lei le ha date, ha fatto il suo dovere, non poteva fare altro. Comunque, i giornalisti l'hanno un po' attaccato con garbo, ma l'hanno un po' attaccato, cioè, anche se a Porta a Porta, insomma, lei non voleva dare la parola al senatore, lo interrompeva, al senatore Tito, mi pare che si chiama, e lo interrompeva, e cioè quella alla fine
gli ha detto che l'educazione comporta che quando uno parla non viene interrotto, e lei finalmente l'ha capito. Però io vorrei ricordare, lei vinse le elezioni con l'Abolino e riuscì a superarla di un 3%, non è che abbia avuto 51 e poco più del 51. Allora per me il 51 vale molto poco, in quanto chi veramente vince, quantomeno dovrebbe vincere il 54%, 55%, dove dimostra che veramente la gente, ma il 51 per me, persona, per me io, per me no. Non do molto affidamento, c'è sempre quasi la metà della popolazione che non è molto convinta. Comunque lei ha vinto, perché lei si attiene alle leggi, sì, lui conosce bene le leggi, conosce tutte le leggi che riguardano lei, quelle conosce lui. E quindi dice che ha messo tutto a posto, cioè, però prima di andarsene, perché ha nominato altri 10 consiglieri, una cosa di questo genere. Poi anche a lei, scusi, ma le mosche vengono anche sacrificate, non è colpa mia, qua c'è libertà anche con le mosche. Allora lei ha specificato che c'era un patto, lei nominava sì i consiglieri, ma quando se ne andava lei, tutti i consiglieri cadevano di carica, e quindi è uno strano modo di fare le nomine, io so che me ne vado, però nomino questo. Però mi raccomando, quando io me ne vado, me ne andate pure voi. Non c'è stato nessuno di quelli che ha detto, scusi, allora che mi nomina a fare se me ne devo andare. No, perché questa è la politica italiana, che è fatta di tutte queste forme di superintelligenza e affezione, non se ne sono andati ancora. Non se ne sono andati perché sono troppo affezionata a Renata. Renata ha un suo fascino, è una donna carina, veste bene, anzi tutti i vestiti mi pare che sono tutti firmati. Io ho visto quando sto operato la camicetta che aveva, c'era una firma, non so se la firma sulla, quindi cosa sai, non è che vedo tanto bene. E allora, ma promise che si sarebbe soprattutto interessata degli ospedali, e in un periodo elettorale dire aiuto gli ospedali porta molti voti, perché sa soprattutto coloro che hanno un familiare in ospedale, sanno che gli ospedali funzionano, non funzionano. E allora lei ha promesso questo naturalmente, ma quando è diventata presidente della regione Lazio, se le ricordate questo? A voi risulta. Come no, se non l'abbia letto, non è che io sia andato a domandare a lei. Quindi, blef, è tutto un blef. Questi politici sono i campioni del gioco a carte, i campioni. Momento, gioco a carte. Non del bridge, no. Gioca a carte, la scopa, quelle cose là. Soprattutto la polverina, la scopa. È brava, gioca a carte. Dunque, non ho visto questo. Ma dici, ma tu ce l'hai? Cosa? No, io non ce l'ho con nessuno. Io sono un cittadino, ve l'ho detto, ricordo che l'ho detto l'altro giorno. Che faccio il cittadino, vede, mi pago le tasse che devo pagare, non devo nulla a nessuno, dico a nessuno, cioè io non ho debiti. No, ma c'è ancora qualche dubbio, parla, poi chissà quanti debiti, no, io non ho debiti.
E quindi uso sempre la parola quindi, quindi un quinto, e non mi piace perché sembrerebbe che un quinto di quello che dico è vero. No, da ora in avanti dirò quintilo, così sappiamo che è chilo. È un modo di intercalare, ognuno di noi ha il suo modo di intercalare. Ma non mi dite che vuol dire intercalare, eccetera. Se no è troppo, per la mia cultura è troppo. Non dimenticate che io l'asilo qua, 12 anni all'asilo infantile, poi ero diventato grande e dice ma tu qua non puoi più venire, e me ne sono andato. Allora, non è stata alla volta la mosca. Ma scusi, ma c'era una... non l'ho vista, se non devo domandare, ma è una mosca o è una zanzara? È capace che questi sai che si camuffano. Anche quelli fanno politica. Dicono di essere delle mosche, poi sono delle zanzare. Questo patto della regione Lazio ha dato un movimento tale a livello nazionale che si stanno scoprendo un sacco di imbroglioni, ma un sacco piccolo, una camionata di imbroglioni, tutti in tutte le parti, tutte le regioni, tutti hanno imbrogliato. Insomma, sono diventati tutti dei pianisti di grande grido. E vabbè, i pianisti sanno pure cantare, cioè parlare, sì, sono bravi. Conclusione di una piccola parte di quello che ho detto è che si diminuiscono gli stipendi. Cioè fino avanti ieri non se ne nessuna accorse, pigliavano un sacco di stipendi, ma adesso ognuno se li diminuisce. Allora il nostro regionale, che cos'è quello, il dottor Commendatore? Gian Ventola, quello lì. Per ben due volte si è diminuito di 50.000 euro l'anno il proprio stipendio. Praticamente oggi è arrivato a prenderne 8.000. Insomma, a dire la verità, se veramente uno fa le cose che dovrebbe fare un politico senza prendere altro, senza mangiare le ostriche, non è morto. E poi gli altri. Sai che io che ammiro un certo, quello mi pare che sta in Lombardia, mi pare che si chiama, se non mi sbaglio, Formigo. Quello è riuscito, è un'anguilla, riesce a uscirsene da tutte le parti. Arriva in elicottero, si fa pagare le sue vacanze, va alle Maldive, va lì, va là, eccetera. E nessuno riesce a dire ma ti rendi conto che tu sei un ladro, ho detto un ladro, che chissà, beh trovate voi un altro termine, un approfittatore, una brava persona, e allora è riuscito a fare, quindi tutti adesso si diminuiscono, non fa niente che la Sardegna che è una piccola isola, un isolotto eccetera. Il governatore della Sardegna spende un sacco di soldi. Sì, quasi non è poco arriva a Lazio, anzi stanno facendo la gara. Ma il governatore le dice alla Polverini, tu mi hai battuto, hai speso più di me. Se stavi un altro poco io avrei speso più di te. E questo è l'Italia. La politica italiana, non l'Italia. Perché in Italia ci sono camionate di gente per bene, ma stanno zitti. Anche i giornalisti si sono lamentati allora quando Sallusti, direttore del giornale, il quale poi poverino non l'aveva manco scritto lui,
l'articolo di cui è stato incriminato, so cosa diceva di brutto, cioè, ha avuto di carcere. Era una legge fascista. Vi voglio far notare che all'epoca fascista, essendo dittatura, la dittatura non sopporta i giornali contrari che parlano male della dittatura. E quindi è ovvio che un dittatore cerca di mettere nella condizione il giornalista di non dire contro di lui. E come lo può fare? Minacciandolo. Se parli contro di me, io ti mando in galera. Ma la dittatura è già finita da un po' di tempo. E allora, con l'avvento della democrazia, perché i vari De Gasperi e compagni, cioè, non sono andati mai a toccare questa legge infame? E perché i giornalisti soltanto adesso si ricordano che c'è una brutta legge, eccetera? E i giornalisti non sanno manco difendere se stessi a questo punto, perché invece di andare a vedere le mutandine della escort e metterle in primo piano, dovrebbero interessarsi di quello che è la loro difesa. Da 60 anni c'è questa legge, e perché non se ne sono occupati? Adesso ne so cosa. Quindi manco questi giornalisti, non è che siano, sono meglio i giornalisti miei, a proposito, sono tornati da Roma, giornalisti, sì, cioè due tornati. Uno non so perché, dice, non so, mi ha chiesto, dice, dovrei andare, non so, in Papuasia a vedere che, dice, mi mandi i soldi. E io ho detto, no, io i soldi non ce l'ho più, ho finito, l'altro giorno ho finito. Ho comprato gli ultimi sigari e ho finito i soldi. E quindi non gli posso mandare niente. Ma lui rimane a Sarro, andasse, non lo so, può andare a Berlusconi. Se vai a Berlusconi, che dice, ah, io dovrei andare, poi mi sono figlio di là. Ah, perché quella è così. E allora stanno succedendo queste bellissime cose. E come andremo a finire? Il popolo dorme. Anche questo l'ho detto tante volte. Non vorrei che si svegliasse. Perché quando si sveglia il popolo, si sveglia arrabbiato. Comincia ad andare in giro. Uno dice, voglio una pistola. Un altro più vecchio dice, voglio le frecce. Un altro più giovane dice, voglio la bomba atomica. E no. Non vorrei che questo popolo si svegliasse, ma poiché siamo in democrazia, che poi hanno distorto la parola, adesso se mi ricordo, io l'ho sempre chiamato pluridittatura, e i fatti hanno dimostrato che ognuno di quelli ha fatto il dittatore, ha fatto quello che ha voluto, senza controllo e senza niente, quindi è fino a prova contraria una pluridittatura, non la democrazia. La democrazia, quella gente dovrebbe andare a vedere prima il significato e poi operare in senso democratico. Ma queste cose cambieranno. Adesso ci sono le elezioni, prima c'è l'elezione, qua l'elezione si capisce quando ce ne sarà e ne paghiamo, perché ce ne paghiamo noi. Ma come credete che le elezioni le pagano loro? No, le paghiamo noi, le paga i cittadini. Qui. Tutte quelle cose, le matite, le penne, le carte per scrivere sopra, vota Giovanni, vota... Le paghiamo noi. E volete sapere la verità? A me non mi pagano. Neanche un sigaro. Non mi pagano neanche un sigaro.